Eccoci in diretta, cari amici. Eccoci, buongiorno, anzi buonasera, anzi campioni d'Italia. Spero che si senta, perché non capisco più niente qua, non vi vedo. Ah no, adesso vi vedo. Si sente? Dai, ditemi se si sente, che devo leggere tutti i vostri messaggi, perché stasera proprio facciamo una grande festa, come fossimo a Reggio Emilia, tutti quanti. Allora, dai, ditemi se si sente la voce, che tra poco arrivano anche altri amici. Si sente tutto? Non scrivete più, perché adesso non ci siete più? Che cosa sta succedendo qua? Allora, aspetta un momento. No, qua ci sono. Aspetta, qui siamo in diretta. Si sente? Ditemi se si sente la voce. Si sente benissimo. E allora, andiamo, che siamo campioni d'Italia. Aspetta che vi leggo tutti. Allora, intanto Lorenzo è completamente ubriaco a Varazze. Che goduria, ragazzi. Oh, Antonio. Complimenti anche a te per questo campionato fantastico, un anno a testa, direi che insomma, dai, grazie comunque, grazie. Grazie anche a Mattia, anche tu te lo meriti Mattia, tu te lo meriti. Siamo campioni d'Italia, come dice Andrea, grandissimi ragazzi, grazie contro tutti i giornalisti, ex giocatori e varie gufate, sempre Forza Milan, sì. Salute campioni d'Italia, direttore tutti uniti verso il cammino della storia. È una grande serata questa, una serata meravigliosa. Buonasera Marina, buonasera, campione d'Italia per la 19ª volta, Forza Milan, che club di gente che ci credeva qua dentro, eh? Ragazzi? Scudetto, sì, che bravi che sono stati, sì, grandissimo Milan, dopo 11 lunghissimi anni, nuovo e sempre campioni d'Italia, la storia è fatta, siamo campioni d'Italia, Marco, amico mio, ce l'abbiamo fatta. Oh, ci sono anche i singer a bordo campo, guarda un po'. Ah, grazie, ma insomma... Tutti sul carrozzone di Pioli, anche quelli che dicevano che non è un vincente. Ale, cominciamo con le polemiche, vince, non mi rompe le palle stasera. Dai, festeggiamo, Cribbio, lascia stare le polemiche. Che cazzo, siamo campioni d'Italia, su? Dai, porca miseria. Oh, grandissimo Rinaldo. Daniele, arrivo subito, un attimo. Leggo i messaggi e arrivo, Daniele, ti vedo, è stata dura, ragazzi, grazie. Sono tanto felice. Aio, nostra mamma era milanista, se n'è andata? Quando la squadra era allo sbando, siamo sicuri che dalla sua è felice, siamo tutti sicuri di questa cosa. Ciao lui, quanti siete, vi ho persi, aspetta. E la Peppa, ma dove siete finiti qua? Intanto, buonasera Daniele, aspetta che mi... buonasera a tutti. Volevo salutare anche da chi da Milano, sponda San Siro, stava lì a piagnucolare. Aspetta, amico io. Aspetta. E da che... Oh. Ah, mi attrezzo. Diciamo gli inconvenienti tecnici. Salutiamo Cialanoglu. Ciao anche a Parigi. Ciao, ci siamo liberati dei pesi. La cosa gira per tutti, quindi benissimo così. Ciao Daniele, buonasera. Allora, aspetta che leggo. Ma arriva anche qualcun altro di quegli scappati di casa dei nostri amici. Fabio aveva detto che stava per arrivare. Quindi... Chi? Chi aveva detto? Fabio? Non mi senti più. Ok, intanto vado a... Aspetta, intanto che tu mi senti, siamo campioni, grande Rinaldo, perfetto, ciao. Sera Rinaldo, Gran Milan, scudetto da Juventino. Stefano, ti ringrazio, sei molto sportivo. Siamo campionissimi, Forza Milan, mamma mia che gruppo. Mi senti Daniele? No. C'ho problemi con il connettore, non lo come so hai detto Cialanoglu, porca miseria, un grande abbraccio fratello anche a te, adesso non ti sento io, sei saltato, però ti sei... ecco, Dani, prova a uscire e rientrare. Sono senza questo, sì, provo a fare così, dai. Ok. Intanto io leggo i messaggi, che bello vincere con questi ragazzi in campo. I nuovi campioni si chiamano Kalulu, Calabria, Tonali, Teo, Saremekere, Krunic. Io per risultare mi sono spaccato un piede, caro Daniele, caro Nicola, ma chi se ne frega? Amico mio! Dov'è? Oh! Amico mio! Se l'abbiamo fatta! Grande! Dai, oh, venite a salutare, vieni a salutare. Dai, tutti dentro, dai. Saluta, dai. Ciao, Leonardo. Ciao, Leo, ce l'abbiamo fatta. Ah,
grandi, mamma mia che liberazione. Ti abbraccio, amico mio, ti abbraccio. Sì, anch'io virtualmente, purtroppo. Certo. Virtualmente. Ecco Daniele, ci ciao, senti? Ciao Dani! Sì, sì, vi sento. Oh, ecco. Il palazzo non ha gradito, ecco. Il palazzo se la piglia in quel posto, in saccoccia. Sì. Il palazzo... Però... Ecco, quanto no. Si gode oggi, ragazzi. Scusate, ce l'ho mamma qui da anni sta cosa, mo me la so. Mamma mia, non festeggiavo così dall'ultima Champions praticamente. Mamma che gioia, ragazzi, Che gioia incredibile. Sì. Ma poi la partita di stasera, ma che partita hanno fatto i ragazzi? Madonna, ma io guarda, ero veramente commosso perché li abbiamo distrutti, demoliti. Li abbiamo veramente frantumati, non c'è stata storia tutta la partita, abbiamo giocato con un'intensità mai vista ragazzi, questa intensità, cioè se il primo tempo si fosse finito, non lo so, 6-0 non avremmo rubato nulla, era giusto, assolutamente. Li abbiamo massacrati assolutamente. E quindi non possiamo fare che un bel fischio a tutti quei gufi, a Carnevali e compagni. Vai col fischio! Super sì. Fischione! Sì. io voglio dai, adesso permettetemi la parte vincente di Milano, com'era Hakan? Nel calcio che conta. Nel calcio che conta. Io adesso, guardate, stanno inquadrando Paolo Maldini. Io ho avuto tutto il pomeriggio un pensiero per lui, perché è una cosa incredibile. Vi rendete conto, Paolo? Fabio! Ci siamo. Non vi vedo, però va bene. Io non vi vedo, comunque non ho capito un cazzo, ma va bene uguale. Non vi vedo. Ci senti però? Ci senti? Sì. Boh, perché voi mi vedo. Un saluto. Sì, ti vediamo. Un saluto da mio figlio, dai. Ciao grandissimo. Mamma mia, ragazzi. Mamma. Vaffanoglu, vai all'Inter a vincere, vai. Ciao. Ecco. Non vince neanche là. Sì. Oh, mettiamo in diretta la premiazione, così sarà l'ultima e andiamo di là. No, io devo dire una cosa. Scusate, adesso prendo un secondo di serietà, ma io sto guardando Paolo Maldini e io non riesco a capacitarmi di quest'uomo che è stato in Milan e che adesso ha vinto, cioè, ma una roba incredibile. Daniele, dio. Il Milan, cioè, lì, perché è stato l'ultimo comunque a vincere, se così possiamo dire. Ma lui Ibra, perché Ibra c'era. Sì, non è che Ibra c'era. Ibra c'era anche a Wembley con Benfica nel 63, ancora un po'. Però comunque, cioè, è quello che ha permesso quanti in 2 anni da quando c'è lui, cioè praticamente ha rivoltato tutto. Saluto Daniele, mio amico, grande Daniele. Scusa, oggi Daniele, è la migliore partita di tutta la stagione, perché il Milan ha giocato per tutti i 90 minuti e passa con personalità. Assolutamente. Non ha sbagliato praticamente nulla. Leao praticamente è stato, oramai si può dire che ha fatto un altro step, perché sta sempre dentro la partita. Oh, 3 assist oggi. È qualcosa da allucinare. C'è chi lo voleva vendere per 40 milioni e meno. Cioè... Se c'era. No. Però anche Carnevali non può stare al Milan. Sai, per quello. Se vogliamo proprio fare. Non hanno fatto altro che motivarlo di più. Sì. Non hanno fatto nient'altro. E posso dire sinceramente. Che mi sbagliavo, gli chiedo arriva scusa, la coppa, mi sbagliavo su Leao, e i campioni sono così, è un campione, adesso stasera lo dico, è un campione, ma veramente, cioè, ma avete visto, ma una roba incredibile. Oh, scusate, permettetemi di salutare tutti gli amici in chat, perché vedo nostri che hanno con noi condiviso la famiglia, con cui veramente questa grande famiglia ragazzi in 2 anni abbiamo messo abbiamo vinto europeo e campionato, ma la Champions è lì, avvisati a Natale, esatto. Andate a vedere la live di Natale. Rimanete sintonizzati, ragazzi. Poi c'è il ripescaggio dell'Italia mondiale, gira sta voce. Così diciamo anche quelli.
Oh, che bello, ragazzi. Oh, stanno per premiare i ragazzi a Reggio Emilia. Il Calano Globoto deve stare, Moto deve stare. Sono partite già alla fine del primo tempo alcune GIF su Calanoglu nel gruppo Telegram, che tra l'altro è aperto a tutto, quindi potete dire parolacce per tutta la notte. Brutto libero. Allora, sta entrando Tatarusanu perché li premiano una volta. Ricordiamoli, Tatarusanu che ha parato il rigore nel derby. Grande. Tanto per dire, grande Tata. Applauso a Tata. Oh, tu, ma fra l'altro va la premiazione coi guanti, perché è un grande, è un grandissimo. Sono belli i guanti per un portiere, quindi. Prima fascia sorteggio Champions, dice Marina, sì. Sì. E Carnevali muto. Quello noi. Sì, e Calhanoglu muto. Oh, Roberto, grande Roberto. Comunque Rinaldo, è vero, era fallo su Sanchez, comunque, è vero, Giroud ha fatto fallo. Sì, ha fatto fallo. Entra Davide Calabria, un applauso a Davide Calabria, che è stato a suo modo protagonista. È stato tontuosa oggi, ha riscattato quella scossa che comunque gli tremavano un po' le gambe, era abbastanza sotto tensione. Grande Davide. Fallo venire. Una vita in rosso nero, ragazzi, come noi praticamente, cioè Davide come noi, se avessimo... Lui sì, di più, esatto, Fabio, di più. Noi. Solo il conto in banca è diverso, Rinaldo. Quindi... lo so, ma lui è bravo a giocare a pallone, lui sembra che parlare, insomma. Tata prende Raspadori per stasera, zitto, poi Juve a giugno, mega applauso a Davide, sì. Ma l'ho preso io. Aspetta che abbasso il volume, perché sennò se vada. Dimmi, Fabio. Un po' di cattiveria, no, cattiveria no, però Tata io voglio bene, ma l'ha presa bene la medaglia, non gli è scappata, l'ha presa in... No, l'ha presa... Sì, l'ha presa. Non come a Firenze. Okay. Luca sta piangendo, Luca, amico mio, dalla Germania, grande Luca. Oh, adesso arriva Benasser, grande Benasser. Un applauso a Isma. Siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi. Tra l'altro io saltavo in soggiorno al coro di chi non salta nell'azzurro e saltavo in soggiorno. E adesso entra chi è? Balloturè, Fodo. Applauso a Fodo, grande che comunque ballo, il suo l'ha messo, vabbè. Grande ballo. Rinaldo, non possiamo dire che preferiamo la porchetta al kebab che ci ha stufato? Sì. Viva la porchetta. Viva la porchetta. Quel gol di Isma a Bologna, sì, esatto, grande Isma. Leao si portava a passeggio i difensori, poi Nicola che ci mette sempre del suo perché lui è l'esteta del gruppo e dice anche la ragazza di Calabria mica male. Nicola sarà con noi venerdì, sarà con noi venerdì, quindi adesso chi entra, ragazzi? Entra Samu, grande Samu. Chiedo una cortesia, chi ha il volume per favore lo abbassi, perché se entra nei microfoni siamo cagati, come dice il saggio. Grazie. Non vale anche la videocamera, grazie. Per cui non so come farò domani, però va bene. No, Cri, devi abbassare, non aumentare. mio figlio è gasato, ragazzi. È bello, credo bene. Io mi sento 15 anni addosso e oggi ho avuto anche una giornata un po' impegnativa. Sì, infatti, però mi sento, lo sappiamo, hai avuto una giornata veramente... Sì, ma è merito è successo di tutto. No, non diciamo cosa, ma è merito di quella persona, sì. È anche merito suo. Sì, assolutamente. Ragazzi, entra Tonali. E chi ci credeva in Tonali, cazzo? Chi ci credeva in Tonali? Grande Sandrino. Noi. Chi ci credeva in Tonali? Ma noi non ci credevamo, Noi ci abbiamo sempre creduto. Oh, la prossima stagione potremo forse dire alzala Sandrino. No, vabbè, io non voglio neanche immaginare che Paolo Maldini costruisca una squadra che vince la Champions, cioè sarebbe, ragazzi, una cosa. A quel punto io posso morire, no, veramente, io posso morire. Per gli anta di Emanuele, vero. Dai. Ragazzi, chi è che ci credeva in Oliviero? Grande Oliviero. E giustamente, esatto, essendo amico nostro, entra col bottiglione perché è uno di noi. Grande Oliviero. Oliviero in versione Friul Veneta. Grande Oliviero col bottiglione. Grande Oliviero. Oliviero un campione, ragazzi. Oliviero un campione, c'è poco da fare. Gol pesanti, gol che si pesano.
Ragazzi, stasera schiaffo libero. Michele è arrivato adesso. Avete già ringraziato Donnarumma per i 15 punti? Mi pare che Daniele sì, un cenno l'abbia fatto. Aspetta che c'è un alza la ciala da parte di Nicola. Ma lo salutiamo, Daniele. Oh, alza il gomito, ciala, alza il gomito così lo dimentichi. Alza il gomito. Oh, ragazzi, entra Brian Diaz, un applauso a Brian Diaz che all'inizio anche della Brian stagione il suo l'ha fatto, bravo Brainino, sì, bravo. Ma il prossimo anno vedremo. Che mostra lo stemma. Posso dire che quello che scrive Prisa è giusto, l'uomo dei gol pesanti, io ricordo, ci ha fatto vincere con Torino, ci ha fatto vincere a Napoli, ci ha fatto vincere il derby, ci ha fatto vincere stasera, cioè ragazzi. Ha portato a scuola De Vrij, non ci ha fatto vincere il derby, ha portato a scuola. Roma con i suoi famosi 15 punti in più. Oh, ma lì, scusate, a parte gli scherzi, cosa ha fatto l'Inter che io non so? 3-0. No, perché ha giocato. 3-0. Ha giocato. Ha giocato. Ha sbagliato sopra un ospite. Ma chi cazzo c'è? Aspetta che Nicola dice con lo champagne. Giustamente. Beh, non credo. Entra Ibra, ragazzi! Grande Ibra! Ibra! Che... Sputo! Sputo mio, Ibra! Perché sei un campione, sei. E io l'ho sbagliato. Mi è dispiaciuto il gol annullato. Mi è dispiaciuto. Sì, peccato. Sarebbe stato che un gran gol, un gran gol. Grande, ragazzi. Ibra. E ha detto io vengo per vincere. Di Ema. Te proscenio. È il mio idolo. Ibra. Sì, sei ancora da zona attivo, Ema. Ti uccido. È ancora da zona attivo. Com'è, scusa? Metta piano. Allora, adesso chi entra? Vediamo un po' perché. Vediamo chi è? Ante Rebic. Un applauso, dai, Ante Rebic. Dai, anche Ante, dai. Che lui contributo importante nel finale. Sì, ma l'ha sempre fatta sta roba, perché io non riguardavo le premiazioni degli altri, l'ha sempre fatta sta roba che entra uno alla volta, perché è molto bella. Mi sa che tra prima... l'altro Ibra col sigaro. Oh. Grande. Alla Last Dance, alla Michael Jordan, dai. Beh, io stasera una pipata me la faccio, cioè una pipata, la pipa, non no, una pipata, cioè, farti chiudere il canale per una pipata. No, non è mica il canale della Juve questo. Oh, santa pazienza. I campioni dell'Italia siamo noi. Siamo noi. Ragazzi, scusate, anche un bel Rinaldo is on fire ci sta, ragazzi. Rinaldo is on fire stasera. Rinaldo is on fire. Mike Maignan. Aquila mia. Grande Mike. Ragazzi, tra l'altro premiato come cosa, non l'ho capito, miglior portiere del secolo. Ma dai, ragazzi, complimenti alla società. Rafa! Certo, Daniele, se c'era Auge era un'altra roba. Vinciamo l'Europa League, se c'era l'Europa League. Oh, grande Rafa. Spiazze. A proposito di spiazze, c'è disturbi in cuffia. Sì, abbiamo infiltrati. Ciala ha detto che, che ha scelto l'Inter perché avevano gli stessi obiettivi. Ora sappiamo che era arrivare secondi. Grande, Chuck! Bravo! Ci siamo liberati delle zavorre. Perché Mike sa come si vincono gli scudetti. Ragazzi, ne sta entrando uno un pelino forte, un terzino sinistro un pelino forte, che ha fatto quel gol. Nello speciale scudetto che farò vedere la prossima settimana, sono riuscito a trovare il gol di Teo da tutte le angolazioni. Mi mancava solo da sottoterra, perché non c'erano telecamere da sottoterra, ma veramente, Teo. Cosa vogliamo dire di Teo? Ah, comunque per facciamo Leao, parlare le immagini del campo. Se facciamo non prima. Scivolava Leao nell'azione, poteva fare il quarto assist della partita. Peccato che è scivolato. Sì, è vero. Teo. È incommentabile, Dani. Grande Giuliana. Parole da esprimere, perché comunque è il miglior terzino al mondo, lo possiamo dire. Scusate, anche Kalulu col bottiglione, quindi anche Kalulu è uno dei nostri. Grande Pierre, entra nel clan lì. Sì, però Emanuele ha tolto il volume suo per non farci sentire pardo. Va bene, tutto. Emanuele... sì, perché, ragazzi, non si può sentire pardo. Pierino. Grande stagione Kalulu, Pierino Kalulu,
Poi daremo i voti, poi Sì, daremo i voti, venerdì, ma venerdì. il voto è Vale oro, altissimo, vale ragazzi, è oro. altissimo, è altissimo il volo, il voto. Sì, È grande altissimo, Piero. ragazzi, dai. Oro. Oggi ha Una presa annientato questa Scamacca, eh. mostruosa. Oggi lo ha annientato. Sì. Scamacca a un certo punto, cioè, Grande ha perso Piero, pure la voglia di giocare, gli ha fatto perdere pure la io voglia di alla fine giocare. non so se conviene puntare 20-30 milioni per prendere un altro quando è un qualulo così, eh. La Ma non butto lì, so. poi ne No, più che altro mi parleremo. dispiacerebbe vederlo in panchina, cioè mi dispiacerebbe veramente Giocatore tanto. così non Più può ne stare in abbiamo forti, panchina. meglio è, ragazzi. L'anno prossimo c'è una Sì, questo Champions è League da vero. onorare un po' di più. Da Sì. onorare un po' di più. Però qualche ragionamento c'è da fare, eh? Perché magari riusciremo a prendere qualcuno forte, forte un po' più avanti, nelle zone del campo, come centrocampo, attacco. Certo, il difensore anche a livello numerico serve, Ah sì. questo per forza, a livello numerico C'è serve. un altro Magari a difensore questo abbastanza punto si potrebbe forte. puntare su un difensore magari non affermato come Botman o come Bremer, magari puntare su un profilo diverso, forte, ma giovane, che lo paghi poco. Sì, il Vedremo cosa si muro. inventerà. Scusate, sta entrando Vedremo. Tomori. Un Grande applauso a Fica. Tomori. Grande Fica, Grande. grande. Ma quanto non Porta capisco da Londra di calcio. Boh, vabbè, meglio così. Beh, però Meglio per diciamo noi. che sono riusciti a piazzare Rudiger, dai, Ah, qualcosina. certo. Forse Milan, saluti dalla Baviera. Ciao Ruslan. Scusate, devo fare un'avvertenza, devo dire una cosa a Domenico, mi raccomando, bevi responsabilmente, non come se non ci fosse un domani, e torna a casa sano e salvo, che domani c'è la live e anche venerdì poi, mi raccomando. Oh, vogliamo salutare Vincenzo, che credo sia andato a dormire, giustamente, ma che vedevo vigile in chat fino alla A un partita. certo punto, Ciao Vince. sì. Oh, entra Ciao da uno Vincenzo, che... com'è? Grande Vincenzo, Entra uno che un paio di volte, quest'anno. sì. Entra Simon Kier adesso. Grande vichingo, il guerriero. Grandissimo, grandissimo. E tornerà pure lui a proposito di Champions. Più forte di prima. A proposito, comunque zero gol subiti anche oggi, la difesa del momento cruciale ha retto la stragrande. Sì, la chiave della nostra vittoria. Perché Esatto. abbiamo vinto, vero? Non è che c'è qualche Sì. ricorso, qualche No, tomba. nessun asterisco, niente, Abbiamo vinto, vero? niente. No, 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 Fate ricorso, no, no, no. ma fatelo, fatelo. Senza No, no, asterisco. ma lo Senza facciamo una asterisco. saltatina, ragazzi? L'avete già fatta? Una No. saltatina sul posto? La No. facciamo, dai. Sì, Dai, dai. dai, dai. E chi lo Dai. salta? È È un gol nerazzurro. mio! Chi lo salta? È un nerazzurro. A casa, andando a presto! Bene, un applauso Florenzi, grande Ale, grande acquisto anche Grande, Ale, grande uomo sei su un spogliatoio. bel piedino, da Flore. casa, Un bel piedino. va ciao riscattato, ciao, dai. Continua intanto. se si sente Sì, solo lo tanto non io salutiamo, non vi dai, vedo, su, per cui ho perso sarà qualsiasi per la riferimento. prossima Ah, volta, ok. dai. No, non vi vedo tutta la schermata verde, penso che mi sia saltata la videocamera, per cui. Oh, Oh, porca prova a miseria, uscire e come? rientrare. Sì, per davvero. Oddio, Bonnie, Prova mi ad spiace. uscire e rientrare, Fabio. Come? Se prova a riuscire a uscire e rientrare, magari ti Beh, dà. provo, dai, ma ho Entra provato anche a rinviare. un certo Provo, torno Daniel, subito. grande Daniel, che ha segnato alla Mazzini, Spezia, eh? Ha segnato alla Spezia. E cos'è? grande. È il 79esimo Maldini che vince col Milan. Ho perso il conto. Tra un po' c'è pure Grande il quiz delle soddisfazione anche rampa per di lancio. Florenzi, eh? Sì. Entra Junior, anche lui col bottiglione, grande Junior Messias. Anche lui, dai, alla Ciao, Sala. fine il Ci suo l'ha vedi? fatto, dai. Fabio, ci vedi? No, fa niente. No, Niente. no, niente, tutto bene. Allora Vabbè, ti per... manca veramente la fotocamera. allora Sì, no, per domani davvero. alle 9 Media World e prendere un telefono prima di andare al Porca lavoro. miseria. Io ne ho uno in più, ho un vecchio Nokia, ma non so neanche se ha il 3G, se no te lo davo. Bravo Messias, sì, Messias anche lui comunque, dai, i suoi gol li ha fatti e il suo l'ha fatto, Junior. Sì, per essere al primo anno l'ha fatto il suo. Per essere uno scarto del Crotone. Sì. Noi con, quel, con, noi con gli, quelli che sono retrocessi non vinciamo, non vinceremo mai niente, No. tra l'altro. Ragazzi, Rade. Rade? Rade? Anche qua la compagnia si è spesa per Sì. Rade. Sì, Eh? Tempi è anche vero. bui per Rade adesso. Rade, ragazzi, possiamo dirlo che è stato forse dopo Leao il giocatore che è più migliorato.
Ancora mi ricordo il salvataggio in scivolata nella partita sì, con... oddio, anche Tonali, però ma, su Krunic, cioè il miglioramento di Krunic secondo me è stato quello più bello, perché di lui proprio non è che parlavano benissimo, ecco, considerato giocatore mediocre. Ragazzi, ne vale 15 adesso. Per favore, Emanuele, introducilo tu, il nostro campione. Campione d'Italia, ovviamente. Sì, io però purtroppo non so che punto sei ancora, tu, perché io sono ancora al fischio finale. Ah no, no, io sono un po' più avanti. Adesso sta entrando Krunic. Da Fabio sta iniziando il secondo tempo. Che abbonamento sì, hai? Sì. Scusa, c'è cioè quello Gama Noella, mi sa. Ma non lo so, ma sì, ma da Zongo, anche da partita un paio di entra, volte si è bloccato. Entra Bakayoko, applausi anche a Bakayoko. Platinato lui, dai. Bakayoko platinato, sì. L'unico che sta male platinato è Scamacca, che è veramente una roba inguardabile, devo dire la verità. Dio, Bakayoko. Avrei da dire un paio di cose a Scamacca io, Ma cose legali o ma cose pensavo al parrucchiere di Scamacca. No, molto molto illegali, ma io a differenza sua ho un po' Zitto. Di educazione e rispetto. Sì, ma goditi il momento, gli altri rosicheranno. Però oggi ne hanno presi tre. Interisti, Juventus. Gabbia, ragazzi. Gabbia. Il giovane canterano. Oh, quando l'hanno intervistato prima della partita, l'ha sentito anche mia moglie fa accidenti, un calciatore che parla bene italiano. E beh, gli ho detto, che quale del Milan non parla bene italiano? Voglio dire, cioè... grande Matteone, grande. Ora tutti a spaccarci a merda, dice... Voglio pubblicare che oggi è... Oh, per i Veroni classificati c'è la medaglia di cartone, che è sempre in... C'è vero, sì. Ma giusto. Adesso chi entra qui? Alexis Salemaker. Sono abituati, sì. Col cartone, vabbè. Applauso a Sale. Aspetta che glielo faccio così. Bravo, Sale. Bravo Alexis. Ultime 3-4 partite, è tornato ai livelli di inizio stagione. Ancora Bakayoko sei tu. Sì, col sigaro. Sì, faccio una cosa qua. E adesso questa qui, ragazzi. Adesso questa qui, la vedete? Sì. Questa qui adesso, piano piano. Sì. È il prossimo obiettivo. Adesso entra Frank. Facciamo un applauso a Frank e sì, che è stato fantastico queste ultime partite. È stato fantastico queste ultime partite, spero che tutti lo applaudano. Come Romagnoli, esatto. E adesso tutti lo applaudono giustamente, perché non voglio sentire neanche mezzo fischio, perché stasera sono tutti campioni. Stato comunque da professionista. Sì. Ma chi te lo fa fare, Frank? Ma chi te lo fa fare? Ma di andare in quel cesso del Barcellona, dai, che cambia 70 giocatori a stagione per finire, dai, su, dai, Francuzzo. Mi sa che ormai ha deciso, però. Mi sì, ma va bene, ragazzi, va bene. Ci sono giocatori che quando Maldini parla e gli spiega il progetto, cioè dopo due parole sono già convinti. Chi se ne vuole andare dal Milan, l'abbiamo visto precedentemente, via, andale. Non abbiamo bisogno, sì. L'abbiamo visto con Paperumma, l'abbiamo visto con Çalhanoğlu e l'abbiamo visto anche con qualcun altro. Quindi via, andare. C'è dell'astio in Danimarca. Chi è? Mirante, grande Mirante. Comunque uomo spogliatoio. Anche Mirante. Avete visto Dida durante la partita a bordo campo? Famosissimo Dida. Sì. Grande. Adesso. Intanto Emanuele sta ancora dopo Bakayoko. No, adesso sta entrando che sì da me. Come che sì da te? Sì. No. No, sono indietro una vita. No, ma sono fischio d'inizio, ragazzi. Però siamo partiti non l'hanno fischiato, vero? Non l'hanno fischiato. Non lo so, non posso avere l'audio. No, sembra di no, però. Alessio Papa dice... No, ma questa giocatore... non è la giornata per fischiare. E adesso entra il mister. Facciamo una ola per il mister. Parto io. Oh! Ole! 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 Grande Pioli. Ole! Stefano Pioli, grande mister. Se lo merita. Ti vogliamo bene, Stefano. Secondo, non ha vinto nulla. Chi è? Il secondo anno di Pioli. Perché pure io...
scusate, grandissimi Simone Vacanti, siete tra i pochi amici milanisti che ho la fortuna di avere sempre con me, grazie a tutti, ci vediamo sotto casa di Cialanoglu. No, ciao, io non Simone. Vengo perché non arriva Daniele, tra poco arriva Daniele. Arriva Daniele. Sì, e il mister prende la medaglia e ringrazia tutti, ma siamo noi che ringraziamo te per averci portato questa gioia incredibile. Grande mister. Grande. Adesso il capitano Alessio Romagnoli. Un applauso per Romagnoli. Grande professionista. Grande professionista. Persona sempre. Persona seria, sì. A me personalmente fa male, ragazzi. Fa male che vada via Alessio. Sono particolarmente attaccato a lui, però vabbè. Il calcio è anche questo. Sì, mi dispiace, grazie. È quello che mi dispiace di più, veramente. Grande perché professionista Alessio. Un grande professionista, anche quando lottavamo a metà classifica, lui ci metteva sempre la faccia, ha sempre dato, con i suoi limiti, con i suoi pregi, ha sempre dato il 100%. E adesso stiamo per alzarla, mister, Grande mister. Dai, ragazzi, io vi seguo in fiducia. E vai! È nostro! Siamo noi! Fantastico. Due anni, secondo e primo posto, quando abbiamo cominciato a fare le cose seriamente. Noi della live. Due anni. anche in società. Facciamo 50-50. Sì. Che bella la Coppa. No, la Coppa non è un granché, ma è bellissima stasera. È bello anche l'inno della Serie A che fa cagare, in realtà. Sì. Ecco Liviero che va a portare... Sì. E adesso tutti sotto la curva di questi fantastici tifosi anche stasera, Meravigliosi. Tutti giochiamo sempre in casa noi, Rinaldo. Sempre in casa giochiamo. Voi della live avete contribuito. Beh, insomma, diciamo che abbiamo portato un po' di entusiasmo. Vogliamo di lanciare il nuovo servizio. Diciamo, metteremo una rubrica che daremo i numeri. Se li vuoi giocare interno all'otto. E il sale. Daremo del sale che si può sciogliere dentro l'acqua e dopo stai bene. Faremo tutta una serie di cose, quindi per ogni evenienza daremo il venturino. Chi cerca una femmina, chi cerca un maschio, chi cerca invece di avere successo nel lavoro, chi vuol farla pagare a qualcuno, noi siamo a disposizione per fare ridi. Ma abbiamo portato bene anche Nicola, che mi sembra che si sia accoppiato. Si sia accoppiato, sì. Accoppiato. No, che penso... Non lo so, vedremo venerdì. Ibra scherzo, Nicola, ovviamente, non offenderti. Beh, venerdì deve venire accompagnato Nicola, se no non gli crediamo. Accompagnato. Scusa, è stata scherzo Nicola, ovviamente non finire. C'è Ibra che fa in mezzo ai tifosi, molto bello. Ragazzi, io starei con voi tutta la serata. No, anch'io vado adesso. Adesso andiamo adesso perché devo pensare un attimino. Ai miei figli soprattutto. No, certo. Devo andare a cenare e poi devo farmi, mettere a letto da mia moglie perché sono sfinito, quindi mi porterà così. Sì. Io devo cercare un telefono. Fabio su Amazon e avanti. Oh, ci vediamo domani noi, Grazie a tutti per essere stati qua. A domani. Per modo di dire, 12:55 per cantare tutti insieme i Campioni d'Italia. Siamo noi! Ciao ragazzi, grazie. Dai, ciao. A domani. Forza Milan, forza Milan. Ficizia a tutti. Ciao. Sassolini in due, tre. Ciao.